Per me realizzare un'intervista del genere è qualcosa di molto difficile perché con Salvo ho condiviso parte della mia vita, ma certamente sempre meno di una madre che, insomma, ha dato alla luce un figlio e poi lo ha, ecco, accompagnato verso l'ultimo viaggio. L'ultima cosa che vorrebbe fare una madre su questa terra. Io intanto ringrazio Dina Basso. Dina per gli amici, no? Dina Perché. per gli Leonarda, perché da quando la mia nipotina, la figlia dell'altro figlio, è diventata poetessa con l'eredità preziosa dello zio Dina Basso, io mi presento da quel momento Leonarda Scandurra. Sono nata a Giarre, dove è nato, mi sono trasferita a Scordia, ma 49 anni fa Scordia non era come adesso. Io ho partorito al mio paese, in quanto qui non c'era ospedale, non c'era un'emergenza per il parto, e nacque questo bellissimo bambino che è stato certo il frutto di un grande amore che dura da 50 anni, compirò 50 anni di matrimonio. Cos'è più bello per una madre, ricordare la morte di un figlio o la nascita di un figlio? Io se ho detto l'altro qualche anno fa, perché parlo sempre con Salvo, io chiacchiero e poi ascolto le sue, lui da ragazzo suonava la chitarra, ho tante cassette e lui canta e io come se la sua voce mi entrasse dentro, ce l'ho sempre viva. E la nascita, se avessi saputo che avrei perso questo figlio, lo avrei tenuto sempre nel mio grembo e accarezzarlo tutta la vita. Io ho avuto tre figli, tre meravigliosi figli, veramente. Salvo era il più grande, un ragazzo che molto serioso anche da bambino, che cresceva. Ha già 4 anni, chiedeva, guardava sempre tutti i giornali, diceva: "Questa cos'è, mamma?" La E allora lui la copiava, poi voleva scrivere il nome del papà, della mamma, del fratello, della sorella. Cioè, andò all'asilo, lo mandai all'asilo perché giustamente magari per essere con i bambini. E mi disse dopo una settimana: "Mamma, non ci vado più perché non mi fanno scrivere, vogliono che gioco." Ma io mi annoio, io gioco già a casa. E allora non gliel'ho potuto mandare perché proprio si arrabbiava, non voleva andare. Poi lo mandai si faceva una mia amica, insegnava a scrivere, a fare. Quindi quando andò alla prima elementare, il suo maestro mi disse: "Signore, è un bambino di terza elementare, non è di prima." E lui si annoiava perché già quello che si diceva, la mamma è stata il papà, un grande personaggio, un papà meraviglioso veramente, però assente per il lavoro che Ecco, le volevo aveva. dire questo, io ricordo di Papà Basso un ricordo di una persona che c'era, la sua presenza si faceva sentire come padre, però lasciava, ecco, questa libertà al figlio di crescere, no? Lo Sì, affidava alla madre, no? aveva una fiducia per me, perché se i ragazzi mi facevano anche delle domande un po' imbarazzanti, di ragazzini, cos'era il sesso, come si formavano i bambini, e allora lui me li spiegava lui, mi diceva: "Parlagli tu", perché io non riusciva lui a dialogare così. Era il periodo, diciamo, in cui, insomma, lui era impegnato con il commercio degli agrumi, una grande Lui attività. aveva allora l'azienda, la Oran Freezer, che poi abbiamo venduto nell'86 a Cavaliere Alba. E quindi io sono orgogliosa di come essere stata una mamma amorosa, ecco, una mamma però non opprimente, solo che finora, fino adesso che ho l'altro figlio di 47 anni e l'altra di 42, appena guardo i miei figli negli occhi capisco se hanno qualche problema. Allora io dico sempre loro: "Se avete qualcosa, mammina, qualche consiglio che volete, avete bisogno di qualcosa, parlate con la vostra mamma." Mai mi sono intrufolata nella loro vita, nelle loro. Salvo ha vissuto un'infanzia, ha ringraziato prima che andasse via il padre della meravigliosa gioventù che l'ha fatto crescere. Non gli è mancato niente, però malgrado noi avessimo un benessere un po' in quel momento superiore a delle altre, ho cresciuto i miei figli in una maniera, in una umiltà, un senso di tenerezza, di rispetto verso le persone che non potevano avere quello che aveva Ecco, lui. ricordo la Casa Basso, una casa sempre aperta,
agli amici, no? Questa tavola sempre apparecchiata. Sì, ormai, sì, no? Sì. Anch'io ne ho utilizzato per benefici. No, va bene, è bellissimo perché io sapevo che Salvo portava sempre i suoi compagni e compagne di ragazze, perché finora ci sono delle mamme, delle compagne di liceo. Mi dicono sempre, noi eravamo tutte innamorate di Salvo, basta che lui ci guardava, noi ci perdeva, però con affetto lo dicono perché aveva un carisma particolare, questo posso dirlo, però da ragazzino si innamorò di una ragazza, si sono sposati, poi per la sua compagna si innamorò dopo 3 anni di un altro e Salvo non... Dentro soffrì molto, però nell'apparenza diceva sempre quando si ama veramente, si è felici che la persona che ti sta accanto vuole una sua felicità, che sia felice in un altro modo. Maturità anche in però, questo? Sì, dimostrato anche in questo. E io ricordo che un giorno mentre io stavo scendendo la pasta, lui entrò, aveva la chiave di casa, perché io a 12 anni diede le chiavi ai ragazzini che venivano da scuola da soli. Mentre fino a 10 anni, 11 anni la chiave era. Lui entra, dice entra, io mamma dice ti presento e io ho detto ciao, sei una compagna di Salvo? Dice no, è la mia professoressa. Io mi sono sentita male, ho detto oh, scusi professoressa, no io non sono la sua professoressa, sono la sua collega, perché sempre lui dice a fare lezioni a scuola, ecco, e era alla seconda media. È stato sempre bravissimo, quando mi vedevano sia alle medie che al liceo, quando andavo a chiedere di Salvo, appena mi vedevano da lontano, vada via, tutto bene, è stato veramente sempre di grande. E gli altri hanno studiato, sì, sono arrivati a un diploma di ragioneria, però non... Salvo, ricordiamo, Salvo si è laureato in filosofia. Sì, sì. Col massimo dei voti, sì. Poteva anche intraprendere una carriera universitaria. Invece lui poi improvvisamente ha avuto questa passione per la politica, No, lui insegnò, fece delle supplenze tanto, perché quando gli proposero aveva un posto dove andare al nord per insegnare in un liceo, credo, non ricordo bene, lui disse mamma non mi sento di lasciare la famiglia, di allontanarmi, e ancora non si era nemmeno sposato. Allora io adesso ringrazio quelle parole, quella rinuncia sua, perché non si allontanò mai da noi, quindi ci è stato sempre vicino. Però fece delle supplenze, ma lui non amava, era di una rigorosità nell'insegnamento, appena poi si chiudeva l'aula, dove lui era così professore rigido, diventava il compagno dei ragazzi, quindi, però era esigente nella scuola. E da ragazzino faceva sempre delle poesie, scriveva da 9 anni, 10, cominciò a scrivere poesie. Un giorno mi trovavo in un matrimonio molto raffinato, lui portava sempre un'agendina con la penna nella tasca, sempre. Quel giorno che aveva un vestito molto elegante, io gli dissi no mamma, la penna non te la tolgo, però l'agendina ti gonfia qua, il petto non mi piace. Andammo in questo matrimonio, un locale molto, molto raffinato, non c'erano i tovaglioli di carta, c'erano i tovaglioli ricamati, di stoffa. Salvo aveva allora 9 anni. Quando stavamo andando via, Salvo ha detto, mamma guarda cosa ho combinato, cosa ho fatto. E mi mostrò nel tovagliolo di stoffa scritta una poesia. Io dico, non voglio lasciarla qui mamma, adesso cosa faccio? Dico, ce la portiamo. Ma mamma, non si può rubare. È come se noi non possiamo rubare. Ma io non lo rubo, mammina. Ascolta, guarda cosa fa la tua mamma. Ho preso il tovagliolo e l'ho messo con le mani in alto a farlo vedere. Quando stavo per uscire, ho detto al cameriere, guardi cosa sto portando via. Dice, no, lo porti via, signora. E allora Salvo cominciò a ballare fuori, e ancora questo tovagliolo ce l'abbiamo là sopra, conservato nelle cose di Salvo. La scrittura è un po' sbiadita, diciamo, però conservo tutto. Io ho fatto in uno dei suoi saloncini, perché ha un bellissimo appartamento, nel saloncino ho fatto un laboratorio dove noi ci riuniamo, il centro studi, a volte programmiamo i libri, ma abbiamo tanto, tanto lavoro da fare, che io finora sarà stata la mia chiusura del mio dolore.
però dovranno venire a fare delle ricerche, delle cose perché, ma già sono orgogliosa che il nome di mio figlio è diventato così grande. Io ricordo una delle sue prime espressioni da madre ferita dal dolore, gravemente ferita dal dolore. Mi hanno sempre detto che il dolore più grande per una madre è la perdita di un figlio. Ecco, lei si chiuse nel suo dolore e disse, insomma, non uscirò più di casa, no? Poi evidentemente Salvo nelle sue apparizioni le avrà consigliato qualcosa di diverso. Salvo, questo, quando io una sera gli dissi che non sarei andata al suo funerale, lui mi ha detto, mamma, perché non viene al mio funerale? Ho detto, tesoro mio, quante volte mi hai fatto giurare che non mi sarei uccisa? Allora io non potrò lasciarti al cimitero, io non mi ucciderò, riprenderò a fumare, che sarà il mio lento suicidio, e penso che in 3 anni riuscirò a sistemarti tutto quello che tu mi hai chiesto e poi raggiungerti. Invece dopo 24 mesi purtroppo ho avuto bisogno del dentista e io non ho guidato la mia macchina, poi me la sono fatta vendere e guido solo la macchina di Salvo, perché è come se io, tenendo lo sterzo in mano, seduta dove si sedeva lui, è come se fosse lui che guida e che mi accompagna, e ho sempre vicino a Salvo. Lui chiese a mia sorella, che mia sorella è da tanti anni che fa dei sogni, da quando era ragazzina, dei sogni che si avverano. Allora io la chiamavo a volte, dicevo, ma che è una strega questa che dice le cose? E allora lui, un giorno che venne mia sorella, mi ha detto, mamma, esci un momento che devo dire una cosa alla zia. Invece lui alzò gli occhi verso il tetto, verso l'alto, e disse, Dio, ti prego, tramite mia zia, fammi comunicare con la mamma. Ebbene, Dio l'ha ascoltato. L'ha ascoltato e io ho messaggi di Salvo meravigliosi. Mia sorella a volte lo sogna, io non le dico le cose che avvengono, che faccio, però lei mi dice, senti, mi ha detto Salvo, ma è bella questa cosa che state facendo, cosa state facendo? E noi stavamo programmando un libro. Oppure ci sono E un paio di mesi fa ebbe una depressione e quella sera disse a Salvo, basta mamma, adesso voglio venire da te, ti raggiungo. Lui andò da mia sorella e gli disse, di alla mamma che ancora non posso andare a prenderla. Tante cose, io poi sono stata, comunque 2 anni sono stata a casa, 2 anni poi cominciai ad uscire, capì che dovevo... sono stata invitata a tante cose, tante conferenze a Milano, a Vasto abbiamo avuto una serata su Salvo. Ecco, le volevo chiedere, quando ha avuto la percezione che Salvo fosse un poeta importante, un poeta conosciutissimo? E già da quando abbiamo organizzato il premio, abbiamo fatto questo premio istituzionale di poesie dialettali, la giuria, il Giovanni Tesio, che è un nome importantissimo, quando mandammo, il professore Mario Grasso mandò delle copie dicendo che stavamo organizzando questo premio, che leggesse questi libri e se riteneva giusto poter venire, perché la madre, una madre addolorata, voleva creare questo premio. E allora il professore Giovanni Tesio rispose, io non vengo né per le lacrime di la madre, né per la richiesta di un grande personaggio come sei tu, Mario. Vengo per la grandezza del poeta. E allora, questo è un critico letterario, Giovanni Tesio, ed è il presidente del premio. Non è solo l'onore che dà questa Gianni Oliva, Davide Barilli, Renato Pennisi e Giovanni Tesio al premio, ma è il modo come hanno si è porto Salvo, hanno fatto conoscere mio figlio. Quindi per me, guarda, io ho raggiunto una meta importante. E ho detto che anche se da un altro anno non facciamo più il premio, io sono felice così. Ma Scordia, tutta la gente di Scordia si ribella. Parliamo di Salvo potremmo parlare fino a domani. Però, insomma, noi siamo curiosi di sapere com'è nata questa passione per la politica con la P maiuscola, come l'avete presa in famiglia, e soprattutto questo impegno di Salvo che
che è durato fino otto anni e mezzo, fino quasi alla morte. Io ricordo che l'amministrazione Milluzzo non lo volle destituire, lo volle lasciare proprio fino agli ultimi istanti della sua vita, e questo fu un grande segnale. Sì, perché lui appena seppe del suo male scrisse diede le dimissioni, che non hanno accettato, perché hanno detto su tu continua, vediamo come va la cosa, ma lui non voleva, io non prenderò, dice, mai un mese di stipendio senza che mi adeguo, perché si interessava in una maniera eccessiva alla cultura, ai giovani, alle scuole, era giornalmente in tutte le scuole, si trovava pure a pulire davanti al liceo che c'erano delle carte, si mise una mascherina bianca, chiamò dei ragazzi, dei sacchetti e mettevano cartacce, cose che, perché diceva dove ci sono i giovani non deve esserci la spazzatura, l'immondizia davanti ai giovani, ma deve essere la strada pulita, linda. Diceva sempre Salvo che i ragazzi devono essere stimolati a una certa, aveva un obiettivo lui non ebbe mai un partito, non ebbe mai una tessera di nessun partito, solo quando lo convocarono per deve essere assessore alla pubblica istruzione, alla cultura, e poi lo si appoggiò con la Rifondazione Comunista e li fece diventare grande, però molti giovani lo aiutavano. Lui si trovava a Catania quando seppe del suo male, il professore glielo comunicò così, erano solo, lui uscì e anziché andare a piangere o andarsi a coricare, che aveva un'amica a Catania, era ospite di questa amica, andò da Cavallotto e si comprò un libro, poi andò e si comprò l'ultimo CD dei Beatles che era uscito da qualche settimana. Il grande appassionato dei Beatles. E rimase 3 giorni a scrivere una lettera di addio alla famiglia, di grande amore, e 2 lettere di sospensione al lavoro che aveva. Però capì che doveva comunicarcelo a noi. L'affrontò in una maniera, quando poi io insistetti. Quindi scusi signora, quindi il medico capì che di fronte aveva una persona matura per comprendere il suo stato, il suo malessere, il suo male. Non lo so. Dico, io capì, voglio dire, guardando Salvo, che poteva comunicarlo. Che poteva comunicarlo, era da solo. Lui disse, quando rispose, dice, ho il tempo di andare, di guidare la macchina e arrivare a Scordia, comunicarlo alla famiglia. Lui lo guardò, ha detto, beh, io ci tento. E uscì, lo lasciò e se ne andò. Quando arrivammo poi a Milano, al Besta, che il professore ha detto, ma scusi, lei laureato in filosofia, e lei ne sa più di me, perché lui su internet, credo, il suo glioblastoma temporofrontale lo aveva già letto su internet molto bene. Quando lui gli disse, io lo opererò per allungargli di qualche mese in più la vita, ma purtroppo il suo male non muta. Lui si alzò, si mise davanti a una finestra con la mano al mento, si gira e mi guarda e mi dice, mamma, io mi farò operare, vorrò allungata la mia vita di qualche mese per aiutarti a capire che me ne vado, per te, lo faccio per te. E è vissuto 8 mesi, semi paralizzato, però la intelligenza, aveva mal di testa a volte forte, quindi, però si usciva anche a scrivere, e io ho un'agenda piena di parole, di poesie sue, che pubblicheremo però fra qualche anno, ancora no, ma è di una dolcissima e dolorosissima, però ferrea, quelle parole sono ferree. La consapevolezza di morire, sì, di stare per lasciare il mondo, ecco. Sì. Potrebbe essere anche un segnale importante, un messaggio per tanti di noi che evidentemente forse abbiamo perso un po' la strada, no, da questo punto di vista. Ma al di là della retorica, le volevo chiedere, lui, io l'ho conosciuto anche da giornalista, perché lui aveva un concetto dell'informazione innovativo, era uno dei primi ed è stato anche l'ultimo in questo comune a capire che era importante fare e comunicare per fare conoscere agli altri il suo operato. Ricordo, allora io ero giornalista per il giornale di Sicilia, poi la Sicilia, ma anche come Telestampa Sud, e lui mi dicevano lì alla redazione, ma in questo comune solo Salvo Basso lavora, no? Perché lui aveva questa
questa, e poi proponeva sempre delle cose molto importanti, no? Sì, della. Ricordo per esempio una idea sua della città educativa che fu, diciamo, Sì. importante, questi bambini che in estate venivano tolti dalle case, venivano tolti dalle strade Sì, soprattutto e messi alle scuole, nelle le scuole, certo. facevano solo per giocare, divertirsi, anche collaborato dalle madri, le faceva Certo. perché ci sono bambini che non si possono ci permettere le vacanze al mare e non devono giocare nella strada. E allora aveva questa, poi fece il Calatino, tutti con gli assessori del Calatino per fare dei programmi bellissimi. Si ricorda Lui, un viaggio innovativo sul treno dei poeti, no? Questi poeti sì. che viaggiavano sul treno, se lo ricorda Nel questa marzo esperienza? del 2001 ed è stata per lui, mi ha detto, un'esperienza bellissima perché conobbe allora tantissime persone, personaggi, fra la compagna di Edi Montale, Franco Loi, altri nomi che in questo L'Atanasio. Maria la conosceva, Maria Sì, ma Attanasio la lì su quel conosceva. treno salì anche l'Atanasio, salì anche quello che fu anche il sindaco di Valverde, che divenne, diciamo, un suo amico, Scandurra, Angelo no? Scandurra, Angelo Scandurra, Angelo insomma. Scandurra. E allora lui è stato bellissimo, per lui veramente un'esperienza, doveva stare una settimana, invece se lo tennero un mese e recitava delle poesie. È stata un'esperienza bella perché lui non era per l'importanza di avvicinare persone importanti, ma per apprendere anche di più quel modo di essere. E la cosa che mi ha sorpreso tanto è la stima che hanno avuto questi grandi personaggi per Salvo, perché quando poi hanno saputo della malattia è venuto in questo momento, non mi ricordo il nome importante, è venuto a trovarlo a Salvo ed è stato bellissimo perché lui si vergognava di farsi vedere nella sedia a rotelle, Certo. però lui ha detto a Salvo, è venuta anche c'era una poetessa russa e quando venne, che parlava male l'italiano, disse: tu alzi, non letto, alzi, alzi, cioè alzati per dire, devi guarire, devi. Ma ti dico, ho avuto quei mesi, per me sono stati dolorosi e dolcissimi, perché lui aveva i suoi momenti di allegria e sapeva che la sua mamma è sempre un tipo scherzoso e venivano gli amici come se lo trovassero per dargli l'ultimo saluto, lui li prendeva in giro, scherzavano e loro se ne andavano contenti, dicendo: ma è sempre bassano, sempre il nostro Salvo, no? Salvo, diciamo così, che aveva tantissimi amici, ma lui me lo lasciava anche trasparire, no? Avrebbe voluto più carta bianca, più possibilità di fare in questo comune, eppure fu limitato, se vogliamo, da questo punto di vista. Ecco, gliene parlò in questa, di questa sua difficoltà, di questa sua. Sì, successero tante cose perché lui a volte, sai, la politica, io non parlo male di nessuno, però nell'ambiente del comune ci sono anche delle persone un po' viscide, delle persone che dicevano: ma perché Salvo Basso deve spendere questi soldi per queste cose? Allora Salvo Basso organizzava delle gite per i bambini, li portava a Caltagirone, li portava nei parchi del Trapanese, no, del Trapanese, non so dove c'era il parco degli animali, no? E dissero di sì, accettarono questa richiesta di Salvo. Tutto a un tratto gli dissero che non c'erano i soldi per il pullman, per i 400.000 lire per pagare il pullman. E lui più di una volta bussò alle spalle di papà e se li faceva dare di papà: papà, non posso deludere i bambini che ho promesso questa gita. E lui andava sempre, o andava a Roma, a Milano, a secondo, fuori, e mai si fece accompagnare come assessore alla cultura e vice sindaco. Doveva essere accompagnato all'aeroporto, ma era sempre suo papà. Andava spesso a Palermo e andava, la sua macchina era allora di benzina, quella della mamma con la nafta, e si prendeva la macchina della mamma e mai chiese soldi. E Salvo ci metteva soldi di tasca sua in tante cose, e questa è una cosa che mi fa piacere pensarlo. Però, come adesso c'è il premio, e istituzionalmente il comune doveva assumere tutte le spese Tutti gli dopo oneri, che certo. tutti gli oneri. Ebbene, sono 10 anni che la famiglia siamo alla pari con le spese che fa il So comune. che quest'anno hanno anche tagliato, ci sono stati dei tagli di Sì, hanno dicembre, no? tagliato e io sono, guarda, io
Giarre, il paese che ha dato tanto onore a Salvo, hanno fatto una festa nella sala degli specchi del comune di Giarre, onori immensi, scritto nell'albo storico di personaggi illustri. Stanno dedicando una via importante e hanno fatto il premio dei giovani, dei ragazzi, e credo vogliono anche il premio farlo a Giarre. Io sono tentennante, mi sembra toglierlo per la gente che adora Salvo, lo adora fino adesso, io ne sono, lo sento, ho tante dimostrazioni di grande affetto, e non vorrei poi Salvo amare la Scordia, perché è cresciuto qui, è nato a Giarre, ma è cresciuto qui, quindi Scordia era il suo paese, il paese del nonno, perché papà è di Catania, io sono di Giarre. Però lui amava Scordia, voleva che diventasse il faro della cultura, che i giovani avessero, non era vergognoso perché solo un paese di arance, ma che i giovani crescessero e avessero anche altre vedute di tante cose, di non cadere in brutti ambienti. Lui lottava, fece la carovana dell'antimafia. Lui portò qui il film 100 passi, che lo fece conoscere, invitò, e prima che morisse venne il fratello di Peppino, Giovanni Impastato. Venne il fratello, e ricordo, mi vengono lacrime agli occhi, si inginocchiò e disse: grazie Salvo Basso, che mio fratello è rinato con tutte le cose che hai fatto tu. E io sono sempre in giro a portare questo nome di mio fratello, che Salvo fece proprio questa cosa dei giovani che si uccidevano, che si ammazzavano. Allora aveva un suo modo di cultura, di tutto. Allora, intanto dovremmo fare di tutto per mantenere, da quello che ho capito, il premio Scordia, questo è importante. Seconda cosa, il minimo che possiamo fare in questa città è dedicargli una strada, una via, penso che sarà per Salvo anche. Ecco, Salvo non l'avrebbe voluto, perché io so che sì. Salvo, insomma, io l'ho detto, no, a me non piace una strada o una cosa di marmo appesa in un muro, sì. A me piace parlare di Salvo, muovere, quindi giusto. Il premio è più vivo che una via, un pezzo di marmo appeso, poeta, Salvo Basso, poeta. Salvo Basso per me lo voglio sempre vivo, come io volevo leggerti la poesia che scrissi a Salvo dopo alcuni mesi. E un mese prima che morisse, una sera svegliandosi, mi vide sempre, non dormivo mai, e mi disse: dice, perché mamma non dorme? Io ho detto: perché quando non ci sarai più, io devo scolpirmi nell'anima i tuoi occhi, il tuo viso. Allora lui ha detto: prendi la penna, e mi ha dettato queste parole: Maci, canita lì, cull'occhi spagnati e innamorati, che posso fare per te? Tutti i dolori da mondo ti potesse levare, se ce la potesse fare, invece in dell'inzola solo addolorato mi posso arremenare. E erano le 23:30 del 19/3/2002, un mese prima che morisse. Io vado a volte al cimitero, per 3 anni non ci sono andata, ci vado e mi mettevo a scrivere. Adesso sono un pochino più spenta, ho i miei 69 anni, però dopo qualche mese lui morì il 26 aprile, io in agosto scrissi queste parole a mio figlio: il dolore di una madre, avere un figlio sano e vederlo ammalare, curarlo e non poterlo salvare, fargli coraggio con il cuore straziato, sorridergli anche se le viene di gridare, trovare le parole giuste per non farlo angustiare, dividere con lui ogni momento, voler morire e non poterlo fare, sentirsi soffocare e continuare a respirare, ingoiare le lacrime e dolcemente accarezzarlo, promettere di essere forte mentre desidera lasciarsi andare, ricevere le sue confidenze e fino alla morte ripetergli che l'ama, e quando lui ha finito di soffrire, reprimere il dolore fino a scoppiare. Ci sono gli altri figli che attendono amore da questa mamma che ormai vive da fantasma, indicibile dolore quando il suo cuore è lì dentro una bara accanto al figlio che il cancro si è portato.
a Salvo, figlio adorato, vittima di un male che l'ho stroncato a 38 anni. Io, il mio diario. E questa, i miei figli non mi hanno mai visto con una lacrima, perché io sono orgogliosa di essere quella mamma col sorriso sulle labbra. E quando al Brera di Milano, una sera che è stata fatta una cosa su Salvo, hanno detto che sono una mamma speciale che porge il figlio col sorriso sulle labbra e gli occhi lucidi. E questo mi commuove perché non voglio suscitare compassione. Il mio Salvo, io anche dopo morto, lui mi disse una sera, telefonavano tante persone in quei mesi, personaggi importanti, e gli ho detto: Salvo, ma quante persone ti conoscono, quante ti stimano? Mi ha detto: e dopo che me ne andrò, vedrai chi era veramente tuo figlio.